Praticamente siamo 22 mesi senza stipendio, cioè chi ha rubato i soldi, i nostri soldi, ora è bello tranquillo e noi siamo in mezzo ai guai. A lei da quanto tempo è che lavorava all'Anzi? All'Anzi, 9 anni. C'era un giardinetto a Cibari e io lo curavo. Ma mi dicevano che il datore di lavoro aveva fatto le irregolarità e quindi hanno bloccato i finanziamenti. Ma lei lo conosceva solo il datore di lavoro? Certo, il mio datore di lavoro lo devo conoscere, lo conosco, certo. E che idea si era fatto il suo datore di lavoro? Di un bravo uomo, ma ora non più. Ma della politica del governo regionale, nella formazione lei che pensa? Che è un disastro completo. Eppure non ha fatto tanti tagli, Crocetta si vanta di aver ridotto le spese. Ma perché non se ne va a casa? Ma non c'erano sprechi nella se formazione? Se ne deve andare a casa, se ne deve andare. Ma c'erano sprechi? Aveva promesso che ci doveva tutelare. Per entrare all'ANFE lei com'è entrato? Mi hanno contattato e mi hanno voluto perché nel mio ramo sono l'unico. Lei è stato raccomandato per entrare? Da nessuno. No, anzi mi hanno convinto a lasciare il mio lavoro per andare da là. In questo momento siamo dei disoccupati, gente che dopo 25-30 anni di servizio nella formazione professionale si ritrova a 50 anni senza un lavoro e senza una certezza. Ora, al di là di tutto quello che si dice che la formazione ha fatto gli sprechi o meno, dietro la formazione ci stanno lavoratori, ci stanno famiglie, ci stanno ragazzi, ci stanno certezze, o meglio, ci stavano certezze che in questo momento vengono a mancare. Tra l'altro in questo momento noi vogliamo anche denunciare, per così dire, il governo, il quale ha dimostrato l'incapacità totale di spendere i finanziamenti che vengono dal Fondo Sociale Europeo. Ricordiamoci che sono stati stanziati 452 milioni di euro per le politiche attive del lavoro, per